Siamo qui oggi 4 novembre sotto le Poste Italiane, piazza Prefettura Catanzaro, in compagnia del segretario regionale Enzo Cufari, che diciamo, rappresenta in questo momento le Poste Italiane, direi io, perché è da tanti giorni che sta facendo campagna martellante sui social media, sui giornali, per dire no alla privatizzazione. In che modo? Attraverso quelle che sono, diciamo, le sensibilità portate a conoscenza dei colleghi rispetto a un problema che purtroppo sta per esplodere nella sua complessità, che è quello della privatizzazione e tutto ciò che ne consegue. Diciamo anche che qui in piazza oggi ci saranno, oltre a tutte le altre sigle sindacali, tranne una, ci saranno tutti i colleghi di Poste, quindi dal postino al collega del CMP, mercato privati, quindi anche il collega del commerciale, anche se ci sono state delle voci di colleghi che sono stati consigliati a non aderire a questo sciopero per ritorsioni o presunte tali. Diciamo che voi vi siete fatti sentire in questo e... Di queste cose che poi appartengono un po' alle miserie umane, no? Ma complessivamente, diciamo, il popolo postale sa riconoscere la giustezza delle battaglie e credo che né una pletora, se li vogliamo definire, per rifarmi a un vecchio adagio, che è quello, insomma, no? Dei ruffiani, nani e ballerine famose, può fermare. Siamo sulle cose concrete, nel senso che questa manifestazione di oggi qui a Catanzaro, che riguarda la Calabria, è raccordata a quella di tutta Italia su questo problema della privatizzazione. Qui poi oggi c'è anche il problema della Calabria, che è una realtà nella realtà, cioè in una situazione di degrado di quello che è, di quelli che possono essere i servizi sociali che noi svolgiamo, la Calabria pagherà lo scotto più alto perché vive essenzialmente su questo tipo di prerogativa rispetto ad altre realtà metropolitane o più importante dal punto di vista economico. Diciamo anche un'ultima cosa prima di lasciarti alla giornata di sciopero. È stato detto in varie assemblee che l'SLP-CISL non è contro il lavoro, ma anzi è per il lavoro, e quindi questo no alla privatizzazione di Poste Italiane è un modo di dialogare con l'azienda, è l'unico modo, diciamo, che hanno i lavoratori. Intendiamo una cosa, l'azienda è composta da un management che è stato nominato dal governo col preciso intento di privatizzare Poste Italiane, e questa è una cosa che non capiamo, perché Poste, un asset importante di questo paese, è l'unica delle aziende che si vuole privatizzare o che si è privatizzato che è stata in grado di produrre degli utili, e quindi un modello vincente non può essere toccato, è indirizzato verso quello che è. Da una parte la spinta verso il sistema bancario, che è quello che appalesa notevoli criticità e noi tutti sappiamo perché, e dall'altra magari verso quelli che sono gli investimenti che si suole fare in quello che riguarda, voglio dire, no, il sistema dei broker. Certo. Che noi sappiamo, ambedue sistemi sono, che poi spesso sono collaterali, sono in forte crisi. Il sistema bancario espellerà 150.000 addetti da qui a poco. Ora, il nostro modello vogliamo che continui a operare in quello che era quel campo di applicazione, che è un misto della presenza nostra sul territorio, che coniuga le esigenze di un'azienda moderna in funzione di quello che è il servizio che viene dato alla collettività. Quindi il modello vincente, il modello della modernità sta in questo, non può essere la modernità indirizzata solo a quel ragionamento di costo e di ricavo. Enzo Cufari conclude tutte le sue assemblee e tutti i suoi consessi, diciamo, con un motto ormai che è diventato nazionale. Lo vogliamo dire alle telecamere per ricordarlo a tutti gli iscritti CISL, ma soprattutto a tutti i colleghi di Poste? Lo diciamo in maniera un po' particolare oggi. Va bene. Quelli dell'azienda il cuore non ce l'hanno, quindi noi ce l'abbiamo, e credo che questo sia quello che ci distinguerà anche dagli altri, ed è per questo che la battaglia la vinceremo con il nostro motto, che è SLP nel cuore.